Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio condividere con voi un upgrade che riguarda le mie attrezzature che utilizzo per disegnare e, come avete letto già dal titolo, recensiremo una tavoletta grafica dell'Artisul, il modello D16, con un display da 15,6 pollici. È una tavoletta grafica che secondo me appartiene ancora alla fascia economica, visto che ci sono tavolette grafiche a monitor molto più costose. Ma facciamo l'unboxing perché voglio mostrarvi cosa si trova nella confezione. Apriamo la confezione. Ragazzi, io in tutta onestà ammetto di aver già dato una sbirciata e la mia prima impressione è stata quella di avere tra le mani una tavoletta abbastanza robusta, comodi tasti sulla sinistra che ci aiutano a velocizzare alcune operazioni, ma dopo vi mostro tutto. Inoltre, nella confezione è incluso un comodo supporto regolabile in varie angolazioni e vi garantisco che è molto pesante, e questo significa che è un supporto molto robusto. Facile da montare, basta aprirlo e lo regolate in base alle vostre preferenze, e naturalmente si richiude con la stessa facilità con cui lo montiamo. E dovete sapere che nelle confezioni di aziende più blasonate non trovate nessun tipo di supporto, bisogna acquistarlo a parte, e quindi ritengo già l'integrazione di un supporto regolabile un valore aggiunto. Ovviamente non poteva mancare l'alimentatore e un altro componente importante, la penna, che ha 8192 livelli di pressione, ma la proveremo dopo. Inoltre troviamo anche un comodo astuccio firmato sempre Artisul, e naturalmente troviamo anche una serie di cavi come il cavo HDMI, ci serve per collegare il nostro tablet monitor al computer, perché ovviamente per utilizzare questo tablet monitor abbiamo bisogno di un computer. Abbiamo anche un comodo guanto che è comodo per far scivolare meglio la mano sul tablet, e anche questo accessorio non si trova facilmente nelle confezioni di questi dispositivi. Un altro cavo, questo serve per l'alimentazione del nostro tablet monitor. Qui abbiamo una serie di punte con lo strumento per cambiare le punte della nostra penna, mentre questo è il supporto che si aggancia lateralmente al tablet per riporre la penna. E infine abbiamo il manuale di istruzioni che ci spiega come montare la tavoletta grafica Artisul attraverso delle semplici illustrazioni. E ci spiega sia come montarla e come installarla, ma ora è il momento di andare a provarla. E quindi inizia a montare il supporto. Poi appoggio la tavoletta e successivamente prendo i vari cavi che inizio a collegare sia alla tavoletta e poi al computer. Mi piace molto anche il comodo supporto laterale per la penna, che trovo davvero comodo. Poi prendo il computer e accendo sia il computer che la tavoletta. Dovete sapere che questa tavoletta monitor è chiamata così perché in poche parole funge da secondo monitor. Quello che vediamo nel monitor del computer lo vediamo anche nel monitor della tavoletta. Scarico il driver per interfacciare meglio la tavoletta grafica al computer e inizio a disegnare. In questo caso sto utilizzando Photoshop. Inizio a fare qualche abbozzo giusto per prenderci la mano, perché all'inizio non è facile, ovviamente è un nuovo dispositivo e come tale bisogna prenderci la mano. Ma dopo un po' di tentativi ci riesco, trovo molto utili i vari tasti laterali che possiamo programmare a nostro piacimento. C'è il tasto che permette di tornare indietro, abbiamo la rotellina che ci permette di far andare il disegno su e giù e quindi disegnare il particolare che preferiamo. In tutta onestà,
è molto più semplice di quello che credessi, anche perché una volta fatto l'errore possiamo semplicemente tornare indietro con il pulsante annulla ed ecco, ridisegniamo quella parte. Quindi è davvero molto più facile di un disegno reale, dove magari andiamo a cancellare con la gomma ma rimane qualche traccia. E questo credo che sia il vantaggio del disegno digitale. Dopo questo primo abbozzo, per sciogliermi un po' la mano, del nostro canarino Titti, disegnerò un altro personaggio molto famoso e questa volta lo disegnerò a colori. Un altro vantaggio del digitale è che ti permette di colorare intere zone in un click. Infatti ho preso lo strumento secchiello e ho colorato l'abito di Peppa Pig. Facendolo a mano avrei impiegato molto più tempo. Stesso discorso anche per il viso e le orecchie. We'll be right back.
Ok ragazzi, il disegno è completo, mi è piaciuto molto il risultato e soprattutto mi è piaciuta molto la tavoletta. Per chi è interessato sia all'acquisto o magari anche alle caratteristiche tecniche, sotto al video trovate il link. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!